Панно над панами, Лоретанська наша пані, роздавчині всяких ласк, за нами до Бога ще встав. Siamo a Loreto, che quest'anno festeggia i suoi 90 anni dalla sua fondazione. È il luogo scelto da Don Ignazio Klopotowski, l'allora rettore della parrocchia della Madonna di Loreto, nei pressi della chiesa di San Floriano a Varsavia, e oggi, beato, intercede per noi dal cielo. Nel giugno del 1928, Don Ignazio Klopotowski acquistò dall'erede di Antonio Żatkowski il suo patrimonio sotto il nome di Genówka e due anni dopo comprò la vicina fattoria di Giuseppe Rutnicki e Usówka. Il terreno acquistato contava 131 ettari e comprendeva campi sabbiosi coltivabili, prati, boschi inutilizzati e qualche casa residenziale contadina. Il fondatore desiderava che in questi luoghi si venerasse il culto della Madonna di Loreto e fosse un luogo di vacanza per i bambini poveri polacchi, specialmente per i bambini provenienti dal quartiere di Praga a Varsavia. Egli cambiò il nome della proprietà precedente, conferendo al territorio acquistato il nome Loreto. Le prime a prendervi residenza furono le suore lauretane, membri della giovane comunità fondata 8 anni prima da Don Ignazio Klopotowski. Le suore si occuparono di questo terreno solido, coltivabile, predisposto in modo particolare per i campi estivi per i bambini. I campi erano già funzionanti dalla fine di giugno, con turni di 2 settimane per centinaia di bambini. Così, nel 1928, i campi estivi di Loreto furono luogo di accoglienza per 400 bambini. La prima struttura che Don Ignazio Klopotowski realizzò in quel terreno fu la grotta, costruita con pietre di campo, mentre l'elemento portante della statua di Maria Immacolata proveniva dalla Slesia. La grotta, nella sua semplicità, si è conservata fino ad oggi. A partire dal mese di giugno di ogni anno, Loreto era gremita di bambini, mentre d'inverno era rifugio per i senza tetto, e da qui la nascita dell'Istituto di Sant'Ignazio. In una casa del bosco c'era una cappella dove Don Ignazio Klopotowski celebrava l'Eucaristia e visitava spesso Loreto o i suoi confratelli sacerdoti. Don Ignazio Klopotowski era preoccupato sia per i bambini sia per le suore. Nei memoriali si leggeva: «Attraverso l'anima e il cuore di ogni lavoro e di ogni azione era presente il padre fondatore stesso, che si interessava di tutto. Tutto era sotto il suo sguardo, che con sapienza consigliava, infondeva coraggio nella fatica e nell'offerta di sé». Grazie a Don Ignazio, Loreto, nel periodo del suo esordio, ricevette la visita del nunzio apostolico Francesco Marmaggi. Don Ignazio Klopotowski poté godersi la nuova fondazione per soli 3 anni, perché Dio lo prese con sé in cielo il 7 settembre 1931. Fece in tempo ad indicare il luogo per il cimitero di Loreto, dove riposò per primo. Infatti, dopo la morte, fu sepolto nel cimitero di Powązki a Varsavia, ma l'anno successivo le sue figlie spirituali, suore lauretane, per volontà di Don Ignazio, trasferirono il corpo nel cimitero di Loreto. Il 27 settembre 1932 furono celebrate per la seconda volta le esequie di Don Ignazio e la salma fu trasferita da Powązki a Loreto. A quell'evento parteciparono anche il vescovo Stanislao Gall, numerosi sacerdoti, le suore lauretane e amici. La presenza della salma di Don Ignazio a Loreto si rivelò di grande aiuto per le orfane suore lauretane che venivano spesso in cimitero e poiché presso il loro fondatore cercavano consiglio e aiuto, sentivano l'intercessione di Don Ignazio. Le suore trasferirono anche la cappella nella casa in muratura dove abitavano. Detta cappella è rimasta attiva fino all'anno 1960.
Nonostante la morte del fondatore, le suore continuarono con zelo e costanza a praticare opere di evangelizzazione a Loretto. Organizzavano i campi per bambini, catechizzavano, insegnavano alle ragazze del posto il cucito, il taglio e il ricamo. Gestirono in maniera innovativa l'attività agricola e il giardinaggio. Inoltre, hanno piantato il nuovo bosco nei terreni incolti. Aumentò il numero delle persone che frequentavano la Santa Messa. Giungevano persone del posto e di passaggio, provenienti da differenti pensionati. Nel periodo estivo, le sante messe venivano celebrate all'esterno, nella veranda. Eccezionale il fatto che Loretto abbia potuto continuare la sua attività durante la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente, le suore riuscirono in tutta sicurezza a far rientrare a casa i bambini dell'ultimo turno di agosto. Le suore in questo luogo sperimentarono l'orrore della guerra, dei saccheggi, ma nessuna di loro si fece sopraffare da questi accadimenti. Dell'edificio distrutto di Kamianchik fu trasferito a Loretto l'ambulatorio medico, nonché l'ufficio amministrativo. In ciascuna di quelle case ad oggi esistenti nel territorio di Loretto lavorò con devota ed eroica professionalità il medico Costanzo Zgliedeschi, pseudonimo Lustansky, e con lui le infermiere e le suore lauretane, suor Silvia, suor Giovanna e suor Geltrude. Qui si eseguivano diversi interventi chirurgici che salvarono la vita di molti. Ricevevano particolare aiuto i soldati dell'esercito nazionale polacco. Le suore condividevano i viveri con i militari e con gli scout operativi nei boschi circostanti. Dal punto di vista organizzativo, il monastero di Loretto era collegato con il distretto di Radziminsk, dove operava l'esercito nazionale polacco, Uccello del Paradiso. Era una regola fissa che quando veniva a chiedere aiuto qualche ferito o semplicemente affamato, non gli veniva mai chiesto da dove provenisse o chi fosse. Tutti venivano aiutati, nonostante le condizioni difficili in cui vivevano le suore stesse. A Loretto, durante la guerra erano organizzati anche vari corsi formativi dell'autonomia, del pronto soccorso, della teologia ed altri. Dopo la riconquista della libertà nel 1945, le suore ripresero ad organizzare i campi per i bambini, ricostruirono gli edifici distrutti, recuperarono le attrezzature delle case. Tuttavia, solo per breve tempo poterono ritornare a vivere secondo il carisma loretano, alla guida delle catechesi, alla loro missione infermieristica per gli abitanti del posto, dedicarsi alla coltivazione della terra e all'allevamento degli animali domestici. Ma nell'anno 1947 furono sottratti alla proprietà e destinati al patrimonio della Tesoreria di Stato circa 60 ettari di terreno boschivo. Attraverso una mossa successiva fu sottratto quasi tutto il terreno di Loretto con gli edifici. La cronaca cita: nel giorno dell'ordinanza, già nelle prime ore del mattino giunsero a Loretto le autorità del Consiglio nazionale, comunale, distrettuale e provinciale. Eseguirono un rigoroso censimento del patrimonio. Alcuni giorni dopo, il 30 marzo 1950, si appropriarono della tenuta e quindi con case ed inventario dei vivi e dei morti, che diventarono la proprietà dello Stato, lasciando al monastero solamente 3 ettari di terra. Le suore sperimentarono con molta sofferenza a Loretto gli anni del comunismo in Polonia. Le case destinate ai bambini, intercettate dall'Associazione Edilizia del Distretto Varsavia Centrale, vennero utilizzate per i campi e per vacanze proprie, dove costruirono altri 3 fabbricati in muratura. Tuttavia, la proprietaria di questo terreno era sempre la Madre di Dio. Le suore, impossibilitate ad esercitare l'apostolato, ricorrevano sempre più alla preghiera e non perdevano la speranza nell'attesa di tempi migliori. Gli abitanti del posto, che arrivavano a Loretto per pregare, sollecitavano le suore per la costruzione di una cappella più grande. Il primo progetto per una bella cappella indipendente non fu approvato dall'autorità. Finalmente si riuscì ad ottenere il permesso per la costruzione del convento con la cappella. Dal 1952
a motivo di diversi impedimenti sollevati dalle autorità comuniste, tra un enorme sforzo e l'altro, si proseguiva nella realizzazione della cappella. La prima Santa Messa fu celebrata nella cappella, ancora in condizioni austere, nell'anno 1960. Infine, i lavori si conclusero nel 1971. Il 2 novembre del 1960 si celebrò la prima Santa Messa nel cimitero lauretano, dove accanto al padre fondatore riposavano già alcune suore. Negli anni successivi le sante messe in cimitero erano sempre più frequenti. Nel 120° anniversario della nascita di Don Ignazio Kolopotowski, 1866-1986, la congregazione ristrutturò la sua tomba secondo il progetto di Benedetto Tofil, senza modificare il blocco architettonico. Furono solamente eseguite nuove decorazioni esterne ed interne. Il cimitero era stato completamente riordinato, venne modificata la forma della croce delle tombe e grazie a ciò il luogo si presentava in buon aspetto. Nell'altare principale dal 1962, nella cappella di Loretto, si trovava un famoso dipinto, Morte di San Benedetto, che fu dipinto da Michael William e che nel 1981 venne sostituito dalla bellissima statua di Madonna di Loreto per opera del Laboratorio Artistico di Milano, consacrata nella Santa Casa di Loreto in Italia. L'installazione dell'altare sul quale fu collocata la statua della Madonna fu terminata il giorno precedente la legge marziale. Per questo motivo le suore pregano davanti alla statua della Madonna tutti i giorni per la patria, per la pace nel mondo e per i governanti. Davanti a quella stupenda statua le persone sentivano la presenza della Madre di Dio e nostra. Arrivavano gruppi di pellegrini sempre più numerosi per rendere omaggio alla Signora di Loretto. Il tocco finale alla parte interna della cappella lo diede l'artista plastico Giorgio Micai, mentre il vescovo Giorgio Mozeleschi consacrò la cappella il 19 luglio 1984. Inizialmente era intitolata alla Madonna del Rosario, ma quando la statua della Madonna di Loreto arrivò dall'Italia, la cappella fu dedicata alla Madonna di Loreto. Nell'anno mariano 1986-87, il primate della Polonia, cardinale Giuseppe Glemp, elevò la cappella a santuario e nel 1989 il vescovo Casimiro Romagnuk, ordinario della nuova diocesi di Varsavia-Praga, emanò un decreto che stabiliva in Loreto un santuario diocesano. Da quel momento il luogo di culto della Signora di Loreto fu meta di pellegrinaggi organizzati che arrivavano a piedi dalle vicine parrocchie guidati dai loro parroci, mentre i pellegrinaggi successivi dalle diocesi dei dintorni e da tutta la Polonia. Il santuario di Loreto fu scelta come chiesa giubilare dove fu possibile ottenere l'indulgenza nell'anno del Grande Giubileo 2000, nell'anno della fede 2013, nell'anno della vita consacrata 2015 e nel giubileo dell'anno della misericordia 2016. Nel 1990
lo Stato restituì alle suore parte dei terreni presi, del bosco e degli edifici. Il Collegio delle Suore Lauretane riscattò 3 case in muratura attraverso l'Associazione Edilizia del Distretto Varsavia Centro, che dopo un restauro generale vennero destinate alla casa di riposo per le donne, alla casa per i ritiri spirituali e alla mensa per i pellegrini. Da quel momento a Loretto fu possibile accogliere tutte le persone che arrivavano da Nostra Signora di Loretto. Fino al 1992 Loretto rimase sotto l'arcidiocesi di Varsavia. Dopo l'introduzione del decreto della Santa Sede a partire dal 25 marzo 1992 riguardante la formazione di nuove diocesi in Polonia e l'organizzazione dei loro confini, Loretto passò alla diocesi di Varsavia-Praga e confina con la diocesi di Drohicin e di Łomża. Il 19 giugno 2005, in piazza Piłsudski a Varsavia, fu beatificato il fondatore di questo luogo, Don Ignazio Klopotowski. Nos vota fratrum nostrorum, Casimiri Górny, episcopi Rzeszowiensis, Josefi Michalik, archiepiskopi Premisliensis Latinorum, Sławoj Leszek Łódź, archiepiskopi, episcopi Warsawiensis Pragensis, Negnon plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei, Ladislaus Findesz, Bronislaus Markiewicz, Ignatius Kłopotowski, Beatorum nomine. In periodo precedente, il 9 dicembre 2000, si eseguì l'esumazione ai resti di Don Ignazio Klopotowski, che furono traslati dal cimitero al santuario, dove oggi riposano. In santuario dal 2005 è presente un dipinto del beato Don Ignazio Klopotowski, che ci ricorda la sua preghiera del rosario in ciascuno dei percorsi del bosco lauretano. Opera eseguita dall'artista Giorgio Kumala, di Cracovia. La solennità in onore della Madonna di Loretto cadeva il 10 dicembre, ma per aspetti pastorali legati ai numerosi pellegrinaggi al santuario, la celebrazione fu fissata per la domenica di settembre, imminente alla festa della Natività di Maria Santissima. I primi pellegrinaggi organizzati in occasione della solennità di Loretto giungevano da Żadów nell'anno 1988. Durante la celebrazione patronale, il 7 settembre 2008, presieduta dal cardinale Giuseppe Glemp, l'arcivescovo Enrico Hoser incoronò la statua della Madonna di Loretto con il bambino Gesù. Un anno dopo, l'arcivescovo Novak di Roma presiedeva la liturgia della festa patronale. Durante la celebrazione, il generale della brigata aerea, il pilota Taddeo Anzares, alla presenza di numerosi pellegrini e del presidente in esilio Riccardo Kaczarowski e del generale Andrea Blažek, comandante delle forze aeree,
consegnò al santuario il distintivo di pilota come voto di ringraziamento per tutti i voli portati a termine. Già nel corso degli anni, alla solennità della festa patronale a Loretto, i fedeli si radunavano a migliaia, nonché i vescovi che presiedevano la liturgia e sempre più spesso gli ordinari come il vescovo Casimiro Romagnoc, gli arcivescovi Leszek Gloszcz e Enrico Hoser e Romualdo Kaminski. Al termine del 75° anniversario giubilare del raduno delle suore lauretane, la celebrazione a Loretto fu presieduta dal nunzio apostolico arcivescovo Giuseppe Kowalczyk. Nell'anno 2015, dedicato alla vita consacrata, la celebrazione fu presieduta dal nunzio apostolico arcivescovo Celestino Migliore, mentre nel 2017 a Loretto era presente l'arcivescovo Salvatore Pennacchio. La patrona di Loretto rimane sempre Maria. Lei, qui proprio come a Cana di Galilea, vede e ascolta ogni pellegrino e intercede per lui presso suo figlio. Nel 2013, anno della fede, una copia della statua dell'altare principale fu portata in pellegrinaggio in tutta la diocesi di Varsavia-Praga. Il crescente numero di pellegrini che giungevano a Loretto sollecitavano la congregazione delle suore della Madre di Dio di Loretto per una nuova costruzione, ovvero un santuario considerevolmente più grande. Nel 2013 iniziarono i lavori per la realizzazione del nuovo progetto sacro. Durante la festa patronale, il 7 settembre 2014, venne posta la pietra angolare. Nel 2016 la parte esterna del nuovo santuario venne rivestita di pietre. A partire dal 2017 si iniziò a completare la parte interna del nuovo santuario. I lavori della facciata proseguivano grazie ai benefattori. I principali costruttori del nuovo santuario sono i titolari dell'impresa edilizia Ebejot, signora Regina Katner e il signor Andrea Giaceschi. Accanto al nuovo santuario fu progettato il locale di accoglienza, alloggio per i preti che lavoravano a Loretto, la libreria, la sala conferenze e la cancelleria. Oltre alla festa patronale, a Loretto si registra un'affluenza di fedeli più numerosa nel mese di maggio, durante i raduni dei lettori del mensile Il Rosario e dei membri della famiglia lauretana, nonché dei bambini lettori del mensile dell'Angelo Custode. Numerosi sono i pellegrinaggi dei bambini come segno di ringraziamento per la prima comunione e dei bambini delle scuole cattoliche. Negli ultimi anni sono arrivati a Loretto gli Scout d'Europa. C'è la tradizione della Via Crucis nel percorso di Ostrovec Loretto, Rembertov Loretto, oppure il Wokov Loretto. Commoventi sono anche i pellegrinaggi dei bambini che arrivano a piedi percorrendo il tratto Urle Loretto oppure Kamientik Loretto. In diverse stagioni dell'anno, Loretto accoglie gruppi in ritiro spirituale, di preghiera, di formazione, che sotto la protezione di Nostra Signora di Loretto attingono ricchezza spirituale. Attraverso incontri organizzati periodicamente, che si svolgono in atmosfera di preghiera, guariscono persone affette da dipendenza. Oltre ai gruppi organizzati, arrivano singole persone per rinforzarsi nello spirito e nel corpo. A questo giova la presenza del centro lauretano della famiglia Domus Sancta. A Loretto sono arrivate numerose personalità. Oltre ai gerarchi ecclesiastici già nominati, Loretto è stata meta di molti arcivescovi.
Per la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia nel luglio del 2016 sono arrivati al santuario di Loreto da diverse parti del mondo molti giovani. Giovani provenienti da alcuni stati dell'America, dalla Costa Rica, dall'Ucraina, nonché dall'Australia. In visita alla Madre di Dio di Loreto c'erano anche l'arcivescovo Enrico Hoser e il vescovo Marco Solarczyk, insieme con i vescovi di differenti paesi, dall'Indonesia alla Corea del Sud, dal Ghana, dagli Stati Uniti, dal Texas e dalle Filippine. Il 2016 commemorava anche il 150° anniversario della nascita del beato Don Ignazio Klopotowski, nonché il 125° anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Per la solennità patronale di Loreto, l'11 settembre 2016 giunse per la prima volta dopo 3 giorni di cammino un pellegrinaggio proveniente da Drohichen, con la seguente scritta: «Dalla fonte battesimale alla tomba del beato Don Klopotowski nel 150° anniversario della sua nascita». In quell'occasione celebrò il vescovo di Drohichen, Taddeo Picus. I sacerdoti di Drohichen, che continuano a mantenere questa tradizione, hanno ispirato diversi organizzatori per i pellegrinaggi di alcuni giorni a Loreto. Loreto ha anche l'aspetto missionario. Nel 1993 qui ebbe luogo il primo congresso pontificio delle opere missionarie della diocesi Varsavia-Praga. Nel 1997, durante la festa patronale, i missionari provenienti dalla Libia animavano la celebrazione eucaristica. Ogni giorno possiamo osservare a Loreto un nuovo grande santuario in onore della Madre di Dio di Loreto, ancora in attesa della decorazione interna. Il piccolo santuario con il sarcofago del beato Don Ignazio Klopotowski. L'edificio rosso, casa del noviziato, attualmente ingrandita, che ricorda il beato fondatore Don Ignazio, dove per 30 anni è stata la cappella per tutti i fedeli. La grotta con la statua di Maria Immacolata, costruita dal beato Don Ignazio. L'oratorio, ovvero la cappella della Natività del Signore, accanto alla casa del noviziato, aperta nel 2005 per tutti i fedeli in cerca di preghiera, destinata ai gruppi in ritiro spirituale. La libreria, fornita di numerosi libri, oggetti di devozione, souvenir. La casa di riposo per le donne, denominata Opera d'Amore, di Don Ignazio Klopotowski. La casa spirituale di San Benedetto. O la casa del pellegrino, l'Oasi. La mensa e la caffetteria per i pellegrini. Il cimitero, dove riposano tutte le defunte suore di Loreto e alcuni laici. La Via Crucis nel parco. La Via Crucis nel bosco sulla strada verso il cimitero. I sentieri del Rosario. L'edicola, luogo della prima cappella in cui celebrò l'Eucaristia il beato Don Ignazio Klopotowski. L'antica statua di San Giuseppe, offerta dal missionario di San Vincenzo e Paolo come voto di ringraziamento per essere sopravvissuto al campo di concentramento. La statua in pietra speciale del beato Don Ignazio, voto di ringraziamento della famiglia di Loreto. La statua è stata collocata vicino al viale principale che porta al santuario. È il beato che accoglie i pellegrini che arrivano a Loreto. L'itinerario storico educativo sulle orme del beato Ignazio Klopotowski. La Loreto polacca è spiritualmente legata al santuario della Santa Casa della Madre di Dio che si trova nella Loreto italiana. La Santa Casa fu trasportata da Nazareth in Italia nel XIII secolo. Il culto della Madonna di Loreto e della Santa Casa si diffuse in Polonia nel XVI e XVII secolo. Nel 1642 fu consacrata la cappella con la riproduzione esatta della Santa Casa della Loreto italiana nella Praga di Varsavia. Negli anni 1919-1931 il parroco di questo santuario era il beato Don Ignazio Klopotowski. Egli contribuì a rianimare e rafforzare in Polonia il culto della Madre di Dio di Loreto, ma soprattutto nella diocesi di Varsavia-Praga.
Lo ringraziamo oggi per Loreto e per la sua paterna cura per questo luogo e per i pellegrini che qui si recano in pellegrinaggio.